Nell'87, sempre sotto la guida di Renzo Arbore, Marisa arriva in TV con un suo programma, Marisa la Nuit. Vediamo. Anche quello nato. Ehi, non ci sta. Non ci sta il suggeritore stasera. Ragazzi, vedo la cosa, non ci... Signori e signori, buonasera. Non mi era accorta che era già cominciato il programma, non ci... Non... Mi pare che non ci sta il suggeritore. Comunque, signore e signori, buonasera. Da Marisa la Nuit, via Teulada, buonasera. Non ci sei arrivato? No, non ci sei. No, perché mi sembrava che il suggeritore... È arrivato il suggeritore, no? Non mi sono messa paura perché all'ultimo momento, sapete, non c'era già la situazione quella che è. Che cosa vi posso dire? Vi devo solamente che ringraziare. Il suggeritore suggerisce di non dirlo che non è arrivato il suggeritore. Ho capito. Il suggeritore suggerisce di non dire che non è arrivato il suggeritore in tempo. Ho capito che lei mi suggerisce di non dirlo, ma lei me lo doveva suggerire prima cortesemente. Ma se non c'ero, come glielo suggerivo? E questo anche è vero. Che Correnzo! Questo era un po' là un ieri oggi, no? Moltissimo. Là, ma sì, perché era una delle prime trasmissioni dove si mandavano questi pezzettini di personaggi famosi, molto belli peraltro, ricercati bene. Quindi là ci siamo divertiti veramente molto e volevamo talmente tanto improvvisare che io e Renzo di giorno non ci vedevamo. Ah, proprio? No, non ci per vedevamo. Non rischiare... Se ci incontravamo nei corridoi facevamo finta di non vederci per la paura di dirci qualcosa che poi, che poi invece... avrebbe... Ed era tutto improvvisato veramente.